Ragazzi, ciao a tutti dal Comendone Veneziano, siamo stati su Fly Simulator, proprio voler giocare, anzi di volare e simulare. Siamo a Vancouver, visto che siamo con l'NBA a cannone con i Vancouver Grizzlies, siamo da Vancouver, dobbiamo andare a Seattle, quindi volo abbastanza rapido. Un volo rapido. Ma chiaramente ci facciamo cose. Possiamo tranquillamente lasciare. Ora intanto facciamo delle operazioni preliminari, che sapete che il cume ama le cose prima. Ok. Allora qua però delle cose le mettiamo. Allora. Perfetto. Aspettiamo, dopo possiamo mettere anche il resto. Ok, beh. Dai che ci siamo. Siamo già belli carichi. Allora, servizi a terra. Ok, ragazzi, stiamo caricando i bagagli, il catering. Siamo con l'Alaska Airlines, pronti per decollare da Vancouver, rotta Seattle. Tempo nuvoloso, non è proprio una giornata bellissima, ma neanche orrenda, quindi dai, la cosa non è male. Qua c'è il traffico, però è da un po' che non lo uso, quindi non so se è aggiornato, se non è aggiornato, se va o non va. Allora, qua lo vediamo, però non vedo traffico in volo, non lo so. Un attimo, sistemare, è uscita anche una nuova app sul livello di traffico. Appena posso, vediamo di comprare, capire se è valida o meno, visto che era un po' buggata da quello che avevo intuito. Ok, qua stiamo caricando bagagli e passeggeri, un po' tutto. E ci siamo. Vediamo un attimo la cosa. Ok. Stare. Okay. Il bagaglio è in arrivo, che bello, che bello. Vabbè. Come siamo messi qua? Ok. Intanto tutto, richiediamo l'autorizzazione. Di quale sia? Ok. Prendevo lo Seattle 12.000, quindi si parte subito a già 12.000. Ok, richiediamo il rullaggio. Non so perché non sento niente. Qua abbiamo già. Allora, ok, dopo dobbiamo fare a destra. Ok, Beppe. Va bene, allora servizio a terra. Richiedi il pushcart. E ci siamo. Vai di push. Vai di push, vai di push. Giuro che mi si è buggata la radio, che adesso a sentire devo settare delle robe sulle cuffie che non ho mai voglia di fare. Però devo farlo perché sennò è un po' una pippata così, sinceramente. Andiamo con il pushback. Scusate. Ok. Siamo in push, signori, siamo in push. L'unica roba che non vedo traffico. C'è traffico? C'è, perché lo vedo anche nell'app, però sono un cazzo di nessuno. Dovevo settarlo sto traffico, secondo me. Comunque un'app gratuita avrà sicuramente i suoi problemi. Per il momento non vedo traffico, cioè lo vedo solo statico, ma non vedo traffico in movimento, per il momento.
Sterzata a destra. Perfetto, comunque la giornata è perfetta, cioè perfetta, nuvoloso, però insomma si può volare in maniera tranquilla ed egregia, come si suol... Scusate ragazzi, sono un po' curioso. Ok, richiedi interruzione. Il parcheggio. Qua andiamo, luci taxi. Ok, perfetto. Allora adesso possiamo avviare il motore. Togliamo i freni di parcheggio, cominciamo il rullaggio, vedo che qualcosa si sta muovendo comunque, come traffico, quindi dopo capiremo, insomma, se noi pensiamo al nostro volo intanto, che dobbiamo portare i Vancouver a Seattle. Ok. Facciamo un bel rullaggio di quelli arroganti proprio. Ho bisogno del rullaggio arrogante, raga, scusate, mi è proprio fondamentale. Spero, adesso vediamo. Dopo sto video vado a guardarmi un po' il traffico di volo, diciamo, col nuovo programma per capire se l'ha sistemato, che a questo punto tolgo questo e metto quello a pagamento, che teoricamente dovrebbe essere migliore, teoricamente, la carità. Sappiamo che non è sempre detto, però qua vedo comunque suolo, richiesta pushback. E si sta muovendo comunque qualcosa, questo è importante. Certo che Ultimate Traffic per Flight Simulator X era tanta roba. Era veramente tanta roba. Davvero, sinceramente non so se questo aeroporto è tanto trafficato o meno. Secondo me dovrebbe, cioè, un po' di più di così sicuramente. Questo è il mio modestissimo pensiero. Vedremo. Perché è un aeroporto molto grande, quindi. Ok, sono molte nuvole, ma non credo sia prevista pioggia per la gara odierna. Ok, diamo un po' l'esternazza. Non vedo atterraggi più che altro. Boh. Mappa qua che si può. Ah, qua ce n'è uno che è in fase di rullaggio, uno solo però. Poca roba, vabbè, poca roba. No, non mantengo la posizione, vado. Ho io la priorità. Ciao, il furgoncino. Saluto il furgoncino. Ciao, furgoncino. Dopo non so se ho settato male qualcosa, li faccio anche vedere, ma. Limite, cioè ne ho messi, per carità, ne ho messi in metà. Dopo in volo proviamo ad aumentare, mettiamo tutto a cannone e vediamo. Dopo valuteremo. Adesso pensiamo a volare. Volo rapido, sono 118 miglia, quindi ce la caviamo in mezz'oretta. Come volo effettivo, dopo tra... è più lungo forse il rullaggio di partenza, di decollo, di atterraggio. Però, ah, volevo trovare su Fly.
L'ho volato poco nell'ultimo periodo, ero più concentrato un po' alle mie collezioni ed altre cose. Ho preso World Legacy, ho giocato un'oretta, ho giocato. Ok. Autorizzati, perfetto. E si va, si vola. Andiamo, raga. Vai coi flaps. E siamo pronti a partire. Direzione Seattle Center. Vai come non è, spacca tutto. Dalla 26L. Assenza di vento, solo nuvole. Vento pochissimo. Ok. Stabilizziamoci un attimo. Ok. Strumento andiamo di due. Ok, quota 12.000. Cominciare la salita. Salutiamo Vancouver Center. Bellissima, guardate che roba. Salutiamo l'aeroporto di Vancouver e andiamo verso Seattle. Ok, siamo in salita perché sapete, dopo un po' che non si vola, il rischio di far cappelle c'è sempre. Tramonto canadese. Perfetto. Adesso però vedi, sono dimenticato delle cose perché sono una pippa. Vedi, no? Volando per tanto poi capita. Va bene. Ok, siamo in piena virata e piena salita. Guarda, guarda che giro particolare. Graficamente sempre al top. Very good. 3-0, bravo, non sto capendo se il traffico lo sto aggiornando o meno. Oh, non lo so, raga, non lo so. Tanto godiamoci il paradiso qua del Canada, meraviglioso, mamma mia. Spettacolo a dir poco, devastante. Guarda che roba, qua mi dice traffico, però non lo vedo in mappa. Non ci capisco, ammazza. Il traffico c'è, però non lo vedo. Non lo so, raga, non saprei, però il traffico c'è, questo è sicuro perché vediamo qua l'aeroplanino piccino picciotto. Vediamo quando arriviamo a Seattle se troviamo qualcuno, un po' di insomma di aerei in decollo in fase di atterraggio. Speriamo. Ma c'è Berlusconi. Aspetta, ma graficamente secondo me è stato anche migliorato. Da un po' che non lo vedevo, lo vedo ancora più bello.
Guarda che roba. Siamo in 4K, tutto a cannone. Spettacolo puro. Ok. L'unica roba che non riesco a settare, non capisco perché il... cose da fare che probabilmente non ricordo. No, il flare 540 non è il nostro. Vediamo un po' qua, vediamo che il volo non è lunghissimo. Scegliere mantenere 290 Alaska 7, perfetto, 290. 290. E godo. Ci rilasciamo un po' su fly, dopo tanto sport e tanto retro, tante collezioni, tanto di tutto. È giusto anche rilassarci un attimo e volare da fenomeno. Per 11.000 volo rapido, ma per partire bisogna fare i voli rapidi. Vancouver Seattle con i Vancouver Grizzlies a dominare la scena della Myers NBA Carter 2K23 is now back by Jordan. In un inglese perfetto, ragazzi. Mi spiace che non sia seguita molto una serie così, che siamo partiti dal 91 e siamo al 99. Qualcosa di epicus. Ma sembriamo impicchiata. Mamma mia, ok. Sembriamo forse più giù di quello che... che giusti come velocità, però l'effetto sembra una picchiata verso il baratro. Scusate, siamo in virata e vedo che finalmente ho settato anche il meteo, perfetto. Allora, scendere e mantenere 6.000. Oh raga, qua bisogna anche abbassare la velocità. Aspetta un attimo, se mi ricordo un cacchio. 6.000. E... Allora, vediamo un attimo. Ma no. Ah, ok, adesso ho capito la stronzata che ho fatto. Ho cappellato completamente i tasti. Ok, boh. Sono un po' in overspeed perché stavo mollando i freni. Come se c'era, oddio ragazzi. In speed break. Adesso vado giù, ragazzi. Andiamo giù. Non preoccupatevi, ragazzi. È tutto sotto controllo. Speriamo. Entrati in regime. E qua però vediamo tanta bella robina, eh. Il traffico c'è. Forse è settato bene adesso. Spero. Ok, siamo a 1.80 di velocità. 6.000. Ancora presto, però, per andare con... qua possiamo già settarlo, LS, ok. Però aspettiamo ancora un po' per la preuccia. È nuvoloso, raga, Seattle. A Supersonic è nuvoloso, anche qua. Vabbè, d'altronde, insomma. Giusta nuvole per i Seattle. Senza Gary Payton, The Glove, senza Sean Kemp, proprio a Vancouver. Siamo belli carichi, ragazzi, pronti a fare uno degli atterraggi più perfetti che l'umanità abbia mai creato. Dai. Tanto tante nuvole, però, eh. Tante nuvole nel cielo. Bancone, eh. Mamma mia, non vedi, ne vediamo niente, qui siamo vicinissimi. Ma non si vede, qua cacchia.
È proprio qua. Probabilmente l'atterraggio ce lo spariamo bene, però senza nuvole, perché non vedo più dopo nel radar. Non vedo più problemi, sinceramente. Questa è una cosa che mi gasa. Però qua a Fioi veramente non vediamo nulla. Quindi dobbiamo un attimo ragionare. Ci siamo, non si vede guan cacchio, ma ci siamo. Siamo abbastanza allineati, ma ancora non c'è un sentiero di discesa pulito. C'è parecchio vento anche. Però guardatelo. No, aspetta, però. Ragazzi, un attimo, nella speranza di non morire male. Questa foto merita tanto. Si è annuvolato adesso, vabbè, non importa. Andiamo Beppe. Non meteo, mi interessa il meteo. La mappa. Cosa succede? Perché stai salendo? Perché? Ok, siamo nel sentiero di discesa, perfetto. Qua Seattle, vabbè, che ci sono mancato avvicinamento. Ma cazzo, forse c'è. Quindi vuol dire che c'è gente che può atterrare. Ma mancato avvicinamento, non si capisce perché, forse c'è troppo traffico? No, chi lo sa. Ok. Siamo a Seattle Center, purtroppo non vediamo la città nella sua caratteristica. Qua ce la siamo un po' persa in realtà. Qua vedo un aereo. Adesso vediamo se c'è qualcuno in fase di rullaggio. Comunque è iniziato il sentiero di discesa. Siamo carichi, condizioni meteo non proprio meravigliose, però non piove, la visibilità comunque è buona. Quindi tutto abbastanza regolare. Siamo autorizzati ad atterrare nella pista 16D. Siamo un po' veloci però, eh. Leggermente veloci purtroppo. Ma dove sono gli aerei di prima? Non capisco. Più mi avvicino più non li vedo. Forse c'è quel quadra che non cosa, non lo so. Probabilmente sbaglio io qualche settaggio a questo punto. E questo è il mio pensiero, perché qualcuno è partito però, qualcuno è partito. Eccolo qua. Quindi il traffico c'è. C'è vento, ci sono raffiche, però non potentissime. Ma c'è vento, Beppe. Siamo sempre un po' veloce, la cosa non mi piace. Non capisco il perché, tra poco andiamo noi. Andremo a dominare l'aeroporto di Seattle Tacoma Center. 500. Mamma mia, c'è vento, sì ragazzi. 400. Oddio, adesso è vero. Questa è una cagata storica. Ok. 200. 100. 60. 50. 40. 20. Dai, bravo. Perfetto. E siamo arrivati sani e salvi. Ok. Perfetto.
Buono. E silenzio, ragazzi. Il cume è atterrato in maniera proprio perfetta e devastante. Appena possibile andiamo a rullare, cioè più che altro viriamo alla pista di rullaggio. Comunque traffico ce n'è, questo è importante. In fase di atterraggio c'è parecchia di decollo e l'atterraggio che ne vedo poco, come sempre. Ok. Altro decollo. Ok. Boh. Allora, no. Regola suolo. Rullaggio verso i gate. Perfetto. Ora intanto andiamo di taxi. Ciao. Ciao. Che palle. Ciao. Va bene, andiamo. Vediamo un attimo qua il traffico. Ok, i decolli ci sono. Non vedo atterraggio. Vabbè, accontentiamoci. Accontentiamoci, Beppe. Una bella parcheggiata. Insomma, il problema è che ci si trova sovraffollamento di aerei e tanti vanno in go around. E quindi forse è quello, non lo so. Qua siamo bloccati da sto qua. Perché non parte? Parlo di clacson. Che succede? Qua parte un altro. Niente, questo è bloccato? Vai, un Boeing in partenza. Qua parte chiunque, ma non a terra nessuno. Beh, no, fioi, c'è cioè, che posso farli passare tutti. Adesso vado io e ciao. Devo un po' settare, probabilmente sono troppi in partenza e pochi ne arrivo. Vediamo se riusciamo a settarlo giusto. Sicuramente è bello vedere anche gli aerei parcheggiati, queste cosine qua rendono tutto più immersivo, ovviamente. Buono. Abbiamo molti delta, siamo pieni di delta. Quello è rimasto bloccato là, qualche bug ci sta. Questo in partenza, purtroppo non in arrivo. Abbiamo un sacco di Delta Airlines. Dopo starò un po' a vedere se arriverà, se si può atterrare qualche aereo. Siamo un po' veloci. Ok. Dai che siamo arrivati, beh. Dai che ci siamo, beh. Mm.
molto traffico, ma tutto in partenza. Se qualcuno ha questo programma, se mai può aiutarmi a capire perché non vedo aerei atterrare. Ok, dai che ci siamo. Ok, perfetto. E che ci siamo. Eccoci qua. Perfetto. Arrivati siamo. Chiudiamo tutto. Perché questo stronzo non si chiude ogni tanto. Maneggiamo. Ok. Perfetto. Ottimo. Andiamo. Servizi a terra. Bagagli. Catering. E jetway. Ce l'abbiamo fatta, Beppe. Buono. Eccoci qua. Siamo arrivati a Seattle alla grande. Con questo aereo che ormai ha 30 anni, perfetto. Belle le immagini, molti rullaggi. Purtroppo nessun atterraggio, dovrò capire il perché. Raga, sotto il comando veneziano. Ciao!